Mi chiamo Raffaele Lombardi, vengo da Andria, sono un difensore centrale e sono in classe 2003. Ciao, sono Giorgio Megna, classe 2005, sono di Crotone e sono un difensore della Primavera. Allora, sono a Catanzaro da ottobre e sto vivendo un'esperienza molto bella, cioè con i compagni di squadra dell'appartamento mi ci sto trovando abbastanza bene, siamo un gruppo unito e speriamo di arrivare in fondo. Non mi aspettavo subito di giocare in Primavera 3, anche perché sono più piccolo e quindi vedevo altre persone davanti a me, magari anche nelle ipotetiche gerarchie del mister. La scelta del mio ruolo, cioè non è stata una mia scelta, ma ho iniziato come centrocampista quando ero più piccolo, poi sono stato spostato esterno, poi esterno alto a destra, poi esterno basso e infine difensore centrale perché giustamente sono alto. Allora, io ho iniziato a giocare fin da piccolino a Crotone, nella mia società, l'Academy Crotone, e ho iniziato a giocare da esterno, poi sempre con gli anni centrocampo e poi sono finito in difesa, ed è un ruolo che mi piace molto. Giocavo nella squadra della mia città, la Fidelis Andria, e poi all'età di 14 anni sono andato via di casa e sono andato in convitto e ho giocato 3 anni a Teramo e poi sono approdato qui a Catanzaro. La prima convocazione è stata a Bisceglie, sono entrato, ho fatto pochi minuti, non mi aspettavo neanche di entrare. Poi la prima titolare è stata la settimana dopo contro il Virtus Francavilla, è stata un'emozione indescrivibile perché giocare con i più grandi è sempre bello. Poi ho fatto anche una bella prestazione, ho giocato solo un tempo, però va bene così. Ero molto emozionato nel disputare la prima gara con la Primavera del Catanzaro perché ero arrivato anche da poco e non mi aspettavo di partire da titolare ed è stata una partita abbastanza dura sia per il campo sia per le condizioni atmosferiche. Non abbiamo portato a casa la vittoria, però un pareggio che ci è rimasto molto amaro e ora stiamo facendo bene. Come calciatore mi definisco elegante, non mi piace essere troppo aggressivo, mi piace uscire bene, pulito, è sempre bello. Come calciatore mi definisco un calciatore tranquillo, cioè che porta tranquillità alla squadra, sicuro e non molto aggressivo. Io mi ispiro a Bonucci. Il mio idolo è Varane, mentre un altro giocatore che mi piace molto è Giorgio Chiellini. Il difensore con cui mi piacerebbe giocare è sicuramente Giorgio Chiellini. Difesa a 3, io in mezzo, Chiellini a sinistra e Skriniar a destra. Io a destra, Sergio Ramos centrale e Giorgio Chiellini a sinistra. Allora, i miei hobby oltre allo studio sono serie TV, film e anche uscire con gli amici e giocare alla PlayStation. I miei hobby, oltre lo studio ovviamente, è svagarmi insieme ai miei amici nel convitto, guardiamo la TV, passiamo il tempo comunque sempre insieme. Secondo me conciliare studio e sport non è molto difficile, stando ormai fuori di casa per 4 anni ormai mi è diventata un'abitudine, quindi cioè, trovando sia dalla parte dei professori una certa vicinanza verso noi calciatori, e quindi mi viene più facile conciliare le due cose. Il rapporto con la scuola, con gli allenamenti e con le partite è molto complesso perché c'è da conciliare tutto, bisogna trovare i tempi sia per lo studio, per l'allenamento, quindi è molto difficile conciliare tutte queste cose.
Secondo me seguire una dieta non è molto difficile perché alla fine la dieta che seguiamo noi dall'appartamento e noi ragazzi che giochiamo a calcio è un bene per noi che giochiamo perché alla fine dopo lavori molto intensi con una dieta giusta non lo senti molto, non senti molto la fatica dell'allenamento. La dieta è difficile da seguire, molte volte siamo tentati anche, però comunque per giocare bene bisogna seguire un'alimentazione, magari lo sgarro ci sta a fine settimana, qualche gelato, qualcosa così. Nel tempo libero usciamo, andiamo, ci facciamo una passeggiata e i luoghi che più visitiamo sono il Parco della Biodiversità, la villa comunale e poi i giardini. E i posti che mi piacciono di più frequentare a Catanzaro sono il Corso e poi il Parco della Biodiversità. Un saluto e un abbraccio a tutti i tifosi dell'OS Catanzaro. Un saluto a tutti i tifosi del Catanzaro e forza giallorossi.